Ciao a tutte care, benvenute in un nuovo video. Questa settimana di Diete Insieme sarà un po' particolare perché vi porto con me durante le mie vacanze. Per chi non lo sapesse, sono partita una settimana e sono stata in Puglia con la mia famiglia. Abbiamo trascorso veramente dei giorni bellissimi, a parte il mare stupendo del Salento, ma poi ci siamo divertiti, rilassati, è stata una settimana veramente unica. Quindi vi anticipo subito che non sarà una puntata di Diete Insieme solita, ma totalmente insolita. Ora vi starete chiedendo, giustamente, ed io come faccio a prendere ispirazione da questa settimana? Niente paura, non vi lascio senza nessuno spunto, tranquille. Infatti giù nel box informazioni troverete il link con la playlist di Diete Insieme, dove ci sono tantissime settimane e c'è veramente l'imbarazzo della scelta e molte idee. Sicuramente quando potevo cercavo di mangiare più sano, cercavo di mangiare più light, ma sapete che vi dico, le vacanze vanno godute a pieno. Mi sono autoregolata, ho mangiato quello che volevo quando volevo, ho ascoltato semplicemente il mio corpo. Avevo voglia di un'insalata? Bene. Avevo voglia di un pezzo di pizza? Bene comunque. Di gelato? Va benissimo lo stesso. Vi dico la verità, in un altro momento della mia vita sicuramente avrei vissuto male tutto questo disordine alimentare, tra virgolette, diciamo. Ad oggi vi dico invece che torno dalle mie vacanze super felice, soddisfatta e neanche mi sono pesata. Pensate, io che fino a qualche anno fa ero veramente fissata con il mio peso e salivo ogni mattina sulla bilancia, secondo me cosa molto sbagliata perché non bisogna regolare la propria felicità o il proprio piacere in base a un numero, però sicuramente quel numero, sono onesta, mi ha condizionata in molte fasi della mia vita. Più che altro perché quel numero rappresentava, diciamo, quello che io ero, come mi sentivo in quel momento. Soprattutto quando ho letto quel fatidico numero che per me era molto, ovvero 80, cioè perlomeno per il mio fisico, ecco, in base alla mia conformità. Per me, quando ho letto 80, diciamo, è stato un po' un colpo al cuore perché ho detto, oh cavolo, ma come ci sono arrivata? Come è potuto succedere? Quindi da lì, sapete bene, è iniziato il mio percorso. Mi è capitato di leggere in un commento in particolare una ragazza che mi ha detto «Ehi, basta con sempre questi meno 20 kg, meno 20 kg». L'ha capito tutto il web, tutto YouTube, che hai perso 20 kg. Ok, io non smetterò di dirlo che ho perso 20 kg perché io sono totalmente fiera, orgogliosa del mio percorso e non tanto per quel numero, i 20 kg, meno 20 kg che metto magari sulle copertine di YouTube o magari sui titoli dei video. È un numero simbolico che per me in realtà rappresenta tantissimo, rappresenta tutta la mia fatica, tutta la mia volontà, la mia costanza, la mia forza interiore, sia interiore ma anche fisica, di mettercela tutta e stravolgere completamente il mio fisico e di conseguenza anche la mia vita. Infatti ricordo più o meno di aver risposto a quel commento con un finché ne ho voglia io continuerò a scrivere che ho perso 20 kg perché ne vado super fiera e soprattutto voglio aiutare tutte quelle ragazze, quelle donne che come me magari devono perdere peso, devono seguire un'alimentazione sana, vogliono seguire un'alimentazione sana e vogliono cambiare la loro vita. Quindi perché deve essere una vergogna scrivere troppe volte il fatto che io abbia perso 20 kg? Io ne vado fiera, per me è un orgoglio, quindi io continuerò a scriverlo soprattutto per dare motivazione a tutte le persone che vogliono perdere peso e che pensano che non ce la faranno mai. Tornata dalle vacanze, semplicemente io riprendo la mia alimentazione sana, i miei allenamenti in palestra e tutto riprenderà a funzionare meglio di prima, la mente e il corpo, con una bella carica di felicità che ho assorbito durante questa settimana di vacanze perché ho mangiato quello che il mio corpo ed il mio cervello desiderano. Ora, tornando a noi, ho raccolto questi video di quasi tutta la settimana dove abbiamo girato molto il Salento, abbiamo mangiato, devo dire che in Salento si mangia benissimo, tra l'altro veramente uno dei posti dove ho mangiato meglio in vita mia. Quindi devo dire che ce le siamo godute veramente in tutti i sensi, perché poi tra il mare stupendo, il cibo squisito e ovviamente se la compagnia è buona, anzi ottima, tutto va poi a gonfie vele di conseguenza. Io poi sono sicura che vi aspettavate un video completamente diverso da questo, lo so, ma io questo ho mangiato, questo ho fatto e questo ho scelto di fare e ho scelto di conseguenza anche di pubblicare qui su YouTube. Quindi mi sono chiesta perché mostrare altro? So che loro si aspettano completamente un altro tipo di video, un altro tipo di puntata, perché Diete Insieme è una rubrica dove vi mostro quello che mangio dal lunedì alla domenica seguendo un'alimentazione sana, cercando di darvi tanti idee e spunti per dei piattini comunque light, equilibrati, però questa è stata la mia settimana, quindi ho cercato di raccogliere più o meno i momenti più salienti, più carini, dove ho mangiato, diciamo, cose sia sfiziose ma allo stesso tempo anche insalate, cioè non è che ho mangiato sempre male, tra virgolette.
E quindi mi sono chiesta, io mostrerò a loro quello che ho fatto, quello che ho mangiato veramente, perché è quello che faccio sempre, e perché mostrare altro? Per pura finzione? Far vedere che anche in vacanza riesco a resistere alla mia, tra virgolette, umanità e rinunciare ad un bel gelato di fronte alla spiaggia? No, grazie. Qua si parla solo di cose vere, reali. E beh, posso dire che me la sono goduta e questa è stata la mia settimana reale. Anche su Instagram ho pubblicato già qualche reel, qualche mini video, delle foto, dei post, quindi vi invito a venire anche di là se comunque vi fa piacere. Spero di non avervi deluso con questo video completamente diverso dal solito, da tutti gli altri venerdì, e con la nostra solita rubrica di Te Insieme, che ovviamente dal prossimo venerdì tornerà alla normalità. Però in particolare mi riferisco a te, voglio dirti una cosa: a te che probabilmente devi perdere peso, a te che semplicemente ti mantieni ed hai paura di sgarrare in vacanza, fregatene. Cioè, fregatene proprio, ok? C'è un anno intero, esclusi i festivi, cioè tipo Pasqua, Natale, che però sono, ecco, 2-3 giorni. C'è un anno intero per stare attenti, per autoregolarci, per organizzarci, gestirci. Ma che dici, una settimana o due di libertà? Non ce la meritiamo? Cioè, secondo me sì. Ripeto, libertà non vuol dire mangiare solo cose non sane. Ad oggi posso dirti che molto spesso, anche in vacanza, ho scelto di mangiare un piatto di riso o un'insalata di fronte a una cotoletta, solo perché mi andava. Resisto alla gola? No. È che se penso al dopo in spiaggia, magari, più gonfia, aspettando di fare il bagno con la cotoletta sullo stomaco e saltando magari la merenda perché mi sento troppo piena, preferisco pensare di rimanere leggera con magari una caprese, con un'insalatina, un risottino, perché magari la sera vado anche fuori a cena o a merenda mi voglio mangiare un bel cornetto algida. Quindi non è una questione di rinuncia, è una questione secondo me di scelta, di equilibrio. Io sinceramente non mi sento di fare rinunce, ma mi sento di fare scelte. Cioè, non è che io rinuncio alla cotoletta, adesso prendiamo come esempio perché mi ricordo che c'era nel menù dove sono stata io, in particolare nel Lido in spiaggia, c'era nel menù questa cotoletta con le patatine fritte. Ecco, non è che io rinuncio a mangiare la cotoletta con le patatine fritte, non è che a me non piacciono o soffro e rinuncio, no, però so che magari la sera mi mangio la pizza e a gusto mio io la preferisco, oppure il pomeriggio, oppure preferivo rimanere più leggera a pranzo per poi mangiarmi un bel cornetto algida. Se sei stata costante, ma in realtà anche se non lo sei stata, perché non è di certo questo il momento per iniziare la tua alimentazione sana, la tua vita, riparti da zero quando torni. Ormai se parti quella settimana, se stai partendo a breve, non ci pensare, veramente divertiti, perché non dobbiamo curare, tra virgolette, far stare in forma solo il corpo, però cerchiamo anche di curare la mente, perché è tutto collegato. Se non stiamo bene, se non siamo rilassati, felici mentalmente, sarà molto difficile secondo me percorrere diciamo la via giusta anche per quanto riguarda il corpo. Quindi, appunto, come dicevo prima, se sei stata costante e l'alimentazione fa parte già della tua vita, o sai che comunque quando tornerai dalle tue vacanze ripartirai da zero e farà parte della tua vita, con il tempo diventa un'abitudine. Ecco, questo ci tengo a dirtelo: le scelte vengono da sé. Io non sono nessuno ovviamente per dirti cosa mangiare in vacanza, ma neanche a casa. Io do semplicemente dei consigli o magari un po' di ispirazione per delle ricettine, però ci tengo a dirti questo: ascolta sempre il tuo corpo e fai le tue considerazioni con la testa, ci penseranno loro a fare poi tutto il resto. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. Io spero di non avervi deluso con questo video, anzi spero veramente di avervi dato una bella carica, perché io vi giuro mi sono completamente ricaricata. Io pensavo magari, ecco, ora vado in vacanza, mangio di tutto e di più e quindi tornerò appesantita, di malumore. Invece no, sono tornata veramente felice e carica, e che non vedevo l'ora di tornare alla mia quotidianità. Cioè, non è che non vedevo l'ora di tornare dal Salento, assolutamente, però comunque ho fatto la mia settimana di vacanza al mare, mi sono divertita, ho mangiato bene, sono stata in compagnia, e il giorno in cui dovevo tornare a Roma ero super desiderosa di, non lo so, andare a fare la spesa, organizzare la settimana, cosa mangiare, cosa cucinare, cosa preparare. Non vedevo l'ora di tornare anche in palestra per allenarmi. E quindi niente, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, che sia stato motivazionale per voi e di avervi trasmesso, anche se in piccole dosi, una bella carica per iniziare quest'estate e continuare con la nostra alimentazione sana, o incominciare per chi magari vuole iniziare. Io vi mando un bacio
bacio, se vi va iscrivetevi al canale, lasciatemi un like per questo video un po' particolare, o magari no, non lo so, vedete voi. Ripeto, spero non siate rimaste deluse, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were.